Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Questa settimana le nostre telecamere vanno a Lecce per seguire il processo per l'omicidio dell'ex falegname di Castri Donato Montinaro, assassinato nella sua abitazione. Al banco degli imputati quattro salentini, due donne e due uomini. Processo che va ormai verso le battute finali, sentenza attesa prima dell'estate da parte del presidente della Corte d'Assise Pietro Baffa. Ma vediamo la scheda del collega Francesco Schiavano per ricostruire il caso e per ricostruire il processo fino a queste fasi. Secondo l'esame autoptico eseguito dal medico legale Roberto Vaglio per conto della Procura di Lecce, Donato Montinaro sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio da asfissia per soffocamento. L'uomo, infatti, la mattina successiva al suo omicidio è stato trovato dalla sua badante con i polsi legati da fascette di plastica, una cintura di cuoio e una traversa assorbente monouso. Intorno al collo aveva 6 giri di nastro adesivo. Le sue ultime ore di vita, inoltre, le avrebbe trascorse imbavagliato con un lenzuolo e una maglietta. L'autopsia, quindi, ha confermato l'ipotesi di una morte lenta e sofferta. Non è dello stesso parere, però, la consulente della difesa, Francesca Negro, che, ascoltata nel corso del giudizio, ha escluso l'asfissia come possibile causa, ritenendo piuttosto che a provocare il decesso sarebbe stata un'aritmia improvvisa. Queste conclusioni, se condivise dalla Corte, andrebbero a rafforzare la tesi sostenuta dai difensori, secondo cui l'unico obiettivo del gruppo sarebbe stato di impossessarsi del denaro di Montinaro e non di commettere un omicidio. Andiamo adesso in aula a vedere la deposizione di una dei quattro imputati, della signora Martella, accusata insieme ai suoi presunti complici di omicidio del povero anziano Donato Montinaro. La Martella si sottopone alle domande della PM Erika Masetti e si parte con ricostruire il rapporto che la donna aveva con l'uomo e il modo in cui lo ha conosciuto. Andiamo in aula. Buongiorno, lei è Martella Angela, è imputata in questo processo, per tale ragione ha facoltà di non rispondere, qualunque dichiarazione potrebbe essere usata nei suoi confronti, qualora dovesse rendere dichiarazioni nei confronti di altre persone assumerà per questo l'ufficio di testimone. Lei vuole rendere l'esame? Bene, allora prego, è stato chiesto anche dal Pubblico Ministero. Accendiamo il microfono. Bene, prego Pubblico Ministero. Buongiorno signor. Allora, cominciamo a inquadrare un po' quello che è successo in quel periodo. Lei che lavoro svolgeva prima dei fatti? Io pulizie facevo, le ville, gli appartamenti. Questo era la sua attività lavorativa? No, io quando avevo la mia famiglia, quando ero con mio marito, noi avevamo una macelleria alimentare. Poi il 2010 mi sono separata da mio marito, ho lavorato così. E questi lavori che lei svolgeva le bastavano per affrontare le spese quotidiane? Sì, sì, sì. Mettevo anche i soldi da parte, riuscivo a mettere anche i soldi da parte, perché non sono una spendacciona. Non... No. Senta signora, lei poi conosce il Montinaro? La vittima? Allora, io il Montinaro l'ho conosciuto nel 2021, che ho avuto, cercavo lavoro perché dopo il lockdown ho perso il lavoro purtroppo, come tante persone altre, e cercavo un altro lavoro, in quanto una signora rumena stava a casa di un'amica mia a Santa Maria di Leuca. E mi dese questo numero e mi disse: se ti metti in contatto con questo signore sicuramente ti troverà il lavoro. In quanto io l'ho chiamato, lui ha iniziato a farmi delle domande, quanti anni avevo, di dove ero, e se ero sposata o se avevo figli e quant'altro.
E io gli dissi: sì, ho figli, però sono separata. E lui disse: ascolta, io la badante ce l'ho, però ti posso aiutare a trovare un lavoro. E chiamami fra qualche giorno, ti farò sapere che io ho un cugino sindaco, mi disse, che vediamo se mi aiuta a farti trovare un lavoro. Però ci dobbiamo incontrare, mi disse. E io l'ho chiamato per alcune volte, in quanto un pomeriggio mi disse: senti, devi venire, così parliamo di persona. Però ho detto: non venire presto, perché c'è mia sorella, metto a letto mia figlia e poi possiamo vederci e parlare. E io accettai sinceramente, ho detto va bene. E mi sono recata a Castri, siccome che io i paesi non li conoscevo. Si ricorda quando sarebbe avvenuto questo incontro? No, non mi ricordo sinceramente. Con chi è andata a Castri? Con chi è andata? Io sono andata da sola, siccome che io ho un'amica a Melendugno e ci andavo spesso sinceramente. Però quella sera era tardi, era molto tardi, le 8:30 più o meno, e sono andata e mi disse: io metto a letto mia figlia. E poi dice, mi ha spiegato dove abitava e io ho detto: ma io non ci so arrivare. E lui mi disse: ascolta, quando entri a Castri, all'incrocio sulla sinistra c'è un supermercato, fermati lì che vengo io. E venne con una macchina grigia, una Punto mi sembra. In quando mi ha vista, dice: sai, ma io cerco una donna. Senta signora, però questo episodio lei non lo sa collocare nel tempo, ma rispetto ai fatti, al 10 giugno 2022 è accaduto un anno prima, un mese prima, 15 giorni prima? Che ho visto Montina. Questo incontro di cui lei sta parlando? No, un anno prima, nel 2021 prima. È successo questo. Va bene. E niente, poi quando mi ha vista ha iniziato a farmi delle avance e io ho detto, mi diceva delle cose e io gli dissi: no, non è una cosa che io sto cercando, mi dispiace. E mi sono pure arrabbiata un po' sinceramente, perché usava delle parole un po' volgari, ecco. E io me ne andai. Da allora non l'ho visto, però ogni tanto mi telefonava. Una volta mi chiamò e disse: come stai, come non stai, se hai cambiato idea, io sto qui, tutte queste cose qui. Io ho detto: io non posso cambiare, io non cambio idea. Lei è poi tornata a Castri? No, io andavo a Melendugno spesso. Abbiamo sentito i primi racconti dell'imputata Martella, la prima ricostruzione dei suoi fatti accompagnata nel ricordo dalla PM Erika Masetti. Vediamo, la Martella ricostruisce le fasi del primo incontro con l'anziano di Castri. Dice addirittura di sentirsi offesa dall'approccio che Montinaro avrebbe avuto durante il loro primo incontro. E poi ricostruisce anche la conoscenza e l'amicizia nata con la PC e il modo, il momento nel quale hanno deciso di contattare l'uomo, l'anziano. Praticamente la Piccinni cercava lavoro, secondo quelli che sono i racconti della Martella, e quindi decidono di chiamare Montinaro, che era una persona addentrata nel tessuto sociale. Lui raccontava anche di avere un parente impegnato in politica e quindi avrebbe potuto, secondo quelle che sono le ricostruzioni della donna, aiutare l'amica a trovare un lavoro. Ma andiamo in aula e sentiamo proprio la deposizione dell'imputata stessa. Senta però signora, lei lo sa, voglio dire, c'è traccia della sua presenza a Castri di Lecce il 16 maggio 2022? Sì, sì. Allora,
Siccome che la posso iniziare, no? Posso dire dall'inizio per arrivare quel giorno. Sì. E la Piccini cercava lavoro perché lei non lavorava, aveva bisogno di... Come la conosceva la Piccini? Io la Piccini l'ho conosciuta un 23-24 anni fa, poi non l'ho vista più perché poi se ne andò al paese del suo compagno, non l'ho vista più e l'ho vista per caso il 2022 in un bar di Alessano, ma è stato un caso che l'ho incontrata. Poi da lì ci siamo scambiati il numero, tutte le mattine mi mandava il buongiorno, come stai, come non stai, tutte queste cose qui. Poi mi disse, io sto cercando lavoro, tu mi puoi aiutare? Ma lei e la Piccini vi frequentavate? No, no. Non vi vedevate mai? No, perché lei stava, l'ho detto, 23-24 anni che da non la vedevo. Da quando vi siete ritrovati nel... di Alessano. Sì. Poi dice vi siete scambiate il numero, la signora Piccini le mandava il buongiorno. Sì. E quindi vi sentivate telefonicamente. Sì, 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 e sì, oltre sì. A sentirvi telefonicamente vi vedevate? Sì, sì. Cosa facevate nelle vostre giornate, nei vostri incontri? Niente, punti? Io la vedevo solo un'ora, al massimo due ore la mattina e andavamo al bar a prenderci un caffè, un rustico al bar di Tricase. E niente, poi lei mi disse che cercava lavoro, io ho detto guarda io pulizie faccio, saltuariamente pure, perché ho detto con questo casino del Covid non è che si lavora poi così tanto. E lei mi disse io cerco un lavoro H24. E io ho detto guarda c'ho un numero, prova a contattare questo signore. E lei con il mio telefono chiamò e si sono sentiti due o tre volte forse. Sempre col suo telefono? Sempre con il mio telefono. Quando sarebbero avvenuti questi contatti? La prima volta è stato... fine d'aprile, sì, la prima volta. E poi a maggio un paio di volte altre, mi sembra, e prima di quel giorno che lei mi ha detto, del 20... Il 10 giugno 2022, no, 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 al 16 maggio? Ecco, sì. E poi il 16 maggio è stata l'ultima chiamata che... con il viva voce del mio telefonino, l'ultima chiamata che lui disse sì ma devi venire perché dobbiamo vederci e parlare di persona, disse anche a lei. E siete andate? Siamo andate. E lì. L'avete incontrato? Certo, io l'ho lasciata vicino al bar, che non l'avevo nemmeno... c'era un bar dove c'erano dei tavolini, che c'erano dei signori che stavano giocando a carte. Io l'ho lasciata proprio lì vicino, in quanto c'era anche Montinaro, che io non l'avevo nemmeno riconosciuto. L'ho lasciata lì e mi sono spostata io a un 50 metri di distanza, più o meno. Perché si è allontanata? Ma così, perché non... Alla fine era lei che li aveva messi in contatto. Sì, è vero, però mi sono allontanata, sì, è vero. Forse non lo so perché l'ho fatto, sinceramente. Vabbè, poi cos'è successo? E poi niente, dopo, non so, 10 minuti forse... un quarto d'ora, mo non lo so dire di preciso, lei mi chiamò e mi disse dove stai? Io ho detto ti sto aspettando a 50 metri, nemmeno 50 metri, no, sto esagerando. E lei è venuta poi e mi disse, io gli ho chiesto ma c'era? Ha detto come, mi hai lasciata vicino a lui? Ho detto io non l'ho visto. E mi disse che l'aveva promesso di trovare questo lavoro e che le stesse cose che mi disse a me, che c'avevo un sindaco e un cugino giudice, sindaco, e che la poteva aiutare, insomma. Poi ha detto però, ha detto devi venire, dice così parliamo di persona, quello che mi disse a me. E poi?
Niente, poi la sera del l'11 giugno? 10 giugno, il pomeriggio, io andavo, non dico tutti i pomeriggi da Patrizia, perché da Piccinni, perché lei era andata a convivere con Esposito. Lei la mattina mi chiamava, la portavo a fare la spesa o se doveva andare in municipio, cioè lei mi chiamava, tu sei la mia chauffeur, diceva sempre, usava questa parola. E io sinceramente mi dispiaceva pure, perché la vedevo un po'... Come le devo dire, la vedevo un po' smarrita, non voleva stare mai a casa sua, diceva che si sentiva soffocare. Ma lei l'Esposito lo conosceva? No, o l'ha conosciuto dopo che la Piccinni sì, è andata a convivere con lui? Sì, l'ho conosciuto dopo che la Piccinni è andata a convivere lì. E ho conosciuto anche Forte, lì l'ho conosciuti tutti e due. Non lo conosceva prima? No. Quindi il rapporto tra le due donne diventa sempre più familiare. La Martella e la Piccinni, accomunate anche dal tanto tempo libero che hanno, incominciano a frequentarsi giornalmente, quindi vanno a fare la spesa, vanno al bar, e passano qualche tempo, qualche ora libera, più ore libere anche in giro, in macchina, e si conoscono di più. E incominciano a conoscere anche le amicizie comuni, tant'è vero che la Martella dice di conoscere anche il compagno della Piccinni, anche lui imputato in questo processo, è un amico del compagno, anche lui coinvolto in questo processo. E questo è il gruppo delle quattro persone imputate per l'omicidio di Montinaro, un omicidio nato casualmente, nel senso non voluto, perché la spedizione che era stata fatta, organizzata per andare a casa dell'uomo, non voleva assolutamente, secondo quelle che sono le deposizioni degli imputati, portare alla morte dell'uomo, ma soltanto a trovare del denaro che loro pensavano l'uomo avesse in casa. Ma torniamo in aula. Quindi lei va a casa della Piccinni a pomeriggio, a Piccinni Esposito? Sì, sono andata a casa la Piccinni e mi disse: Angela, ce l'hai la benzina per andare a Castri? Io gli dissi sì, ce l'ho, però non so se ce la facciamo, poi mi serve per domani che devo andare a Lecce da mia sorella, perché io ho una sorella sposata a Lecce. E lei disse no, non ti preoccupare, ha detto, dopo si vedrà. E ci siamo, verso pomeriggio, ci siamo messi tutti e quattro in macchina. Io sinceramente sapevo, quello che doveva succedere. Lei mi disse non ti preoccupare, dopo mettiamo la benzina, che Montinaro ha detto che andando mi dà qualcosa di denaro, mi disse. E poi ci siamo... Questa circostanza del Montinaro e del denaro a lei risultava nuova? Visto che era lei che lo conosceva, il Montinaro, a lei non aveva mai detto nulla del denaro il Montinaro? No, a me non mi ha mai parlato dei suoi denari, non ha mai detto niente, non esiste proprio questa cosa. E non le ho dato modo di parlarmi di queste cose qui, perché a me non mi interessa proprio. Dopo tutto ciò quello che mi aveva detto, signor pubblico ministero, io non sono una donna facile. Non sono una donna che può andare con una persona per un po' di denaro, assolutamente no. Senta, signora, lei lo sa che nel corso delle indagini è stata intercettata? Certo che lo so, sono molto consapevole di questo. Che cosa è emerso dalle intercettazioni? Sa che cosa è emerso dalle intercettazioni rispetto a questa circostanza che lei sta dicendo? È la verità, che sto dicendo? Cioè, se lei mi dice, che ne so io, mi dica, mi faccia le domande, io le rispondo. Dalle intercettazioni è emerso che lei, insieme alla Piccinni, andava alla ricerca di
anziani. No, no, quello era solo, la piccina aveva questo suo modo di parlare così, ma non esisteva proprio questa cosa. Lei ci scherzava sopra, è vero, diceva l'anziani così, l'anziani così. Io non sto parlando della piccina, sto parlando anche di lei. Me, anche di me, ma io ci scherzavo sopra, non lungi da me da una cosa del genere. Senta signora, la macchina lei come l'ha acquistata, la Tucson? Allora, io la macchina mia ho messo dal 2010, da quando mi sono lasciata con mio marito, che ci ho messo sempre i soldi da parte, sempre. Quindi la macchina mia di proprietà è mia, non me l'ha comprata nessuno. Con le pulizie? Facendo le pulizie. Io ho lavorato sempre, signor PM, sempre, e ho messo sempre i soldi da parte, e ce l'avevo pure, non li mettevo poche volte alla posta, ce l'avevo io, perché la mia intenzione era di comprarmi una macchina, perché quella che c'avevo mi lasciava sempre a piedi. Senta, lei i social li usava? Eh? I social, Facebook, Instagram? No, io su Facebook i giochi, oppure mettevo delle cose mie personali. Non condivideva foto intime con persone anziane in cambio di denaro? No, assolutamente no. Il telefono ce l'hanno loro e possono vedere, assolutamente no. Pian piano abbiamo sentito, i rapporti tra le due donne diventano sempre più stretti, ma anche i rapporti con gli altri due uomini, finché non si fanno qualche confidenza e decidono di andare a trovare Montinaro per trovare del denaro che lui diceva di avere contante a casa, perché non si fidava delle banche e della posta, preferiva, secondo i racconti, averlo in casa. E la PM Masetti incalza perché, secondo quelle che sono le indagini, le due donne più volte si sarebbero confessate, si sarebbero confidate di cercare proprio anziani in cerca di compagnia. Lo avrebbero fatto attraverso dei messaggi, lo avrebbero fatto attraverso i social, soprattutto Facebook, utilizzato secondo le ricostruzioni della PM per contattare uomini in cerca di compagnia. Una ricostruzione che però non viene accettata dall'imputata stessa in aula. Ma andiamo in aula, vediamo cosa è successo. Ritorniamo ai rapporti con la Piccinni e al fatto che la Piccinni il pomeriggio del 10 giugno le avrebbe detto andiamo da Montinaro, perché mi ha promesso del denaro, questo lo ha detto. Sì, però io sapevo quello che dovevano fare, me lo dissero, io lo trattengo e i maschi poi entrano a rovistare dentro casa. Chi le disse questo, io lo trattengo? Chi glielo disse questa frase, io lo trattengo? Mentre... Allora, la Piccinni me lo disse e io sono stata che ho detto, vabbè, non è che poi succede qualcosa, ha detto no, sarà una cosa da Quindi niente. L'accordo era che Piccinni avrebbe dovuto trattenere il Montinaro e chi lo avrebbe dovuto far cosa? I maschi. I maschi avrebbero dovuto fare cosa? E entrare e rovistare. Mentre la Piccinni teneva fermo il Montinaro? Sì, lo teneva... È ragionevole pensare che la Piccinni, una donna, potesse anche... Montinaro, sì, è vero, aveva una certa età, ma non aveva dei deficit particolari. Il semplice tenerlo fermo senza altro mi sembra un po' difficile, poco plausibile. No. E come lo avrebbero immobilizzato? No, immobilizzato. Lei lo doveva trattenere. Forse intrattenere, Presidente. Intrattenere. Sì. Bene, vado avanti. E niente. Prima di andare avanti, chiedo scusa, Presidente, come lo avrebbe dovuto intrattenere? Con le sue avance. Con un approccio di tipo sessuale? Proprio sessuale no, però lui, che ne so, all'inizio di quello che mi hanno raccontato dopo, all'inizio lui ha iniziato a parlare, poi la toccava e poi la cosa è precipitata, perché se posso parlare posso dire... Allora, quella sera quando ci siamo recati, la Piccinni chiamò Montinaro e stavamo tutti e quattro in macchina quando la Piccinni chiamò Montinaro. Con quale telefono? Con il mio sempre.
E mi disse, gli disse, sì, mia sorella se n'è andata, puoi venire. E siamo andati là. Mi sono parcheggiata dietro la casa di Montinaro e è scesa la Piccinni. Al che poi abbiamo detto, accendi il telefonino, chiama, se casomai dovrebbe succedere qualcosa. Il fatto è che lei quando è entrata in casa, dopo qualche minuto, non so, si è interrotta la chiamata. Nel frattempo i due maschi sono scesi dalla macchina a fumare una sigaretta. Esposito lasciò il telefono in macchina. Dopo che si è interrotto la telefonata sul mio telefono, ho sentito squillare un altro telefono. Ho guardato dietro il sedile e c'era il telefono di Esposito. Io l'ho preso in mano e ho letto Patrizia. E sinceramente, forse ho fatto una cosa sbagliata, non lo so, ho risposto alla chiamata. Perché dice che ha fatto una cosa sbagliata? Se gli accordi erano... Non lo so, perché i telefonini sono... Signore, giusto per capire, lei vuole riferire, diciamo, degli elementi a sua difesa, però, diciamo, ci vuole un senso logico. Se lei dice che l'accordo era tra lei e la Piccinni, entra ma tieni il telefono in viva voce, mi faccia finire, poi magari mi risponde. E tieni il telefono in viva voce, casomai succede qualcosa, no? Lei questo ha detto, poi sì, ha detto è caduta la linea, poi sì, ha chiamato sul telefono dell'Esposito, io ho fatto una cosa sbagliata ma l'ho messo in viva voce, era la prosecuzione dell'accordo. Io voglio dire una cosa sbagliata, che io so che i telefoni sono privacy, però quando ho letto sul display Patrizia ho risposto subito. Quando io ho aperto la chiamata e sentivo la Piccinni gridare aiuto, aiuto, venite, aiutatemi. Quanto è durata questa chiamata tra l'Esposito e la Piccinni? Come l'Esposito? Sul telefono dell'Esposito? Sì. E per vari minuti, perché io quando la sentivo gridare l'ho lasciato aperto la telefonata, dopodiché che sentivo gridare la Piccinni aiutatemi, venite, aiutatemi, sentivo come dei rumori, come se il telefono l'aveva lasciato su una parte, non lo so, e sentivo solo dei rumori. In quanto dopo alcuni minuti, mo non le so dire quanti minuti più o meno, ma dopo alcuni minuti che sentivo tutti questi rumori, si è interrotta la linea, cioè si è chiusa la telefonata. E lei dov'era quando si è interrotta? Io stavo in macchina, in quanto dopo che si è interrotta la chiamata, io sono scesa dalla macchina, sono andata verso casa e ho visto il garage semi aperto, i maschi non c'erano. Senta signora, la interrompo un attimo perché così poi andiamo avanti, però già quello che lei sta dicendo non è confermato dalle prove, perché è emerso che questa chiamata tra la Piccinni e il telefono dell'Esposito, va bene? Sì. Sarebbe durata 24 minuti e questo è un dato tecnico. Minuti. Ma alcuni ho detto minuti alcuni... in cui lei ha sentito la Piccinni gridare. No, ho sentito la Piccinni che gridava e poi sentivo dei rumori. Per 24 minuti? Io cercavo di sentire qualcosa, signor PM, però non riuscivo a sentire niente. Sentivo solo dei rumori, ho sentito pure una sedia cadere, una cosa del genere. Senta, e in questi 24 minuti, che non sono pochi, i due Forte ed Esposito dove stavano? Ma io non lo so, perché io sentivo dei rumori dentro. Ma ha detto prima che erano fuori dalla macchina a fumare una sigaretta. Sì, no, se ne erano scesi dalla macchina. E lei non li ha chiamati dalla macchina dicendo... No, perché si erano allontanati. Si erano allontanati a... Quindi non erano fuori dalla macchina. Come non erano fuori dalla macchina? Erano scesi dalla macchina ed erano andati tutti e tre a casa di Montinaro. No, prima la Piccinni... E poi successivamente si sono allontanati, sì. Come da accordi sarebbero entrati nell'abitazione Esposito e sì, Forte. Questi sì, erano gli accordi. Sì. E lei è rimasta sempre in macchina. Sono rimasta in macchina in quanto stavo dicendo prima. Questo particolare, per la verità, del telefono lasciato in macchina di Esposito
rende molto chiara ed è assolutamente verosimile che sia andata così, perché io sto dicendo altrimenti la verità, non ci si spiegava giudice. Il perché la Piccinni da dentro casa, dove in teoria doveva esserci Esposito, avrebbe mai dovuto chiamare Esposito. Molto probabilmente Esposito era lì per giungere e il telefono era rimasto in macchina. In la macchina, Piccinni sì. Non pensava che il telefono fosse rimasto no, in macchina. No, non credo proprio, non credo proprio. A questo punto vengono fuori dei dettagli importanti, perché mentre in una prima fase gli imputati avrebbero detto che non c'era un reale piano, in questo momento la Martella parla di, invece di un progetto che c'era. Il progetto era quello di andare in casa del Montinaro, tutti e quattro insieme, partiti all'improvviso in realtà, senza organizzarsi prima, e la Piccinni avrebbe dovuto distrarre con doti ammalianti il povero anziano, mentre i presunti complici avrebbero dovuto rovistare in casa e cercare il denaro contante. Era questo il progetto dei quattro, partiti dalle loro abitazioni verso l'abitazione di Donato Montinaro. Ma torniamo in aula. Allora poi mi sono avvicinata all'abitazione e ho visto il garage semiaperto con la luce accesa. In quanto mi sono avvicinata c'era la Piccinni e ho detto: ma che state combinando? E lei disse delle parole che non ho nemmeno ma lei entrò in casa? Lei è entrata? In casa no. E dove l'ha vista la Piccinni? Dentro il garage che stava rovistando. Bene, andiamo avanti. Quindi che avvenne? Niente, poi ho detto: state facendo un casino, tutte queste cose qui, e mi sono messa paura, ho lasciato lì la Piccinni e me ne sono andata in macchina. Quando sono arrivata in macchina mi è venuto, come devo dire, paura, non so come spiegare, non so. E ho acceso la macchina e stavo avevo preso una strada che non conoscevo, uscendo dai parcheggi, poi sono girata a sinistra e per un po' di strada poi c'era il divieto che non potevi andare avanti, ho svolto subito a destra. In quanto dopo, poi, qualche minuto dopo, mi chiama la Piccinni e mi dice: ma dove stai? Dice: ci stiamo bagnando tutti, ha detto, torna a prenderci. E io, la chiamata si è chiusa. Ho richiamato io, ho detto, sto venendo. Quando sono andata lì dove c'erano i parcheggi, c'era Esposito, Piccinni e la... E Forte, che Forte aveva una motosega in mano, ha aperto il cofano della macchina e ha messo la motosega dentro e ce ne siamo andati. Chi la mise la motosega? Chi l'aveva in mano la motosega? Forte. E ce ne siamo andati. Quando ce ne siamo andati, Esposito non disse una parola, cioè proprio immutito. E invece la Piccinni e Forte mi invitavano di accelerare questa macchina, di correre con la macchina, mi gridavano addosso, io non volevo e ho detto: ma perché devo correre? E sono andata tranquillamente, non ho sentito le loro parole che mi dicevano di correre. Siamo arrivati siamo arrivati a Corsano e sono scesa a casa degli Esposito insieme a loro tre e mi hanno raccontato il fatto. La Piccinni, tutta impaurita, aveva il suo vestitino, aveva una bratellina rotta, cioè si vedeva che... E io gli dissi: ma che è successo? Ha detto: Angela mi ha messo le mani addosso, dice, mi voleva violentare, dice, io, dice, con le mani, dice, gli ho dato una spinta a lui e è caduto sul lettino suo. Dopodiché ha detto: sono entrati i maschi e io me ne sono uscita, ha detto. Così. Eravate a casa, ha detto, di? A casa di chi eravate a Corsano? Di Esposito, perché la Piccinni conviveva con lui, ripeto. Senta, sì. Bene, prego. Due domande. Non ricordo se prima lei ha detto di essere stata mai a casa del Montinaro.
prima lei non c'è mai stata? No, fuori sì. Quindi sapeva dove fosse ubicata? Sì, ma lui Montinaro gli spiegò anche a Piccinni dove abitava, perché il bar che dove stava lui, più avanti c'era una strada che svoltando a destra andavi sempre dritto, alla fine delle abitazioni c'era la sua abitazione era l'ultima. E dentro, quindi lei dice, io sapevo dove si trovava la casa, su quale via, ma dentro lei è mai entrata? No, e nemmeno mai... quella sera? No. Secondo quanto ci sta dicendo. Certo che sono sicura. E poi lei dice di essere scesa, di essersi affacciata e di aver visto la luce del garage, sì, con i tre oggi. No, tre, non c'erano i maschi, c'era solo la Piccinni che stava frugando nel garage. Sì, stava giù. E lei poi ha detto: io mi sono presa paura e sono andata via. Me ne sono scappata. E di cosa si è spaventata? Ma che ne so, io, signor PM, io su queste cose qui non è che sono abituata, voglio dire. Per me è stata una cosa. Ma non ho paura, diciamo, mi sono spaventata, sì, perché e me ne sono andata, non capivo niente più, non stavo capendo quello che stavo facendo, sinceramente. Senta, lei dice che la Piccinni le avrebbe detto nel pomeriggio del 10, andiamo lì, io lo intrattengo, e i maschi poi lo tengono e rovistano. La Piccinni lo doveva intrattenere. E nel frattempo i maschi entravano a rovistare. Cioè doveva essere una cosa facile, vogliamo dire. Sì, doveva essere una cosa facile. Il Montinaro non si sarebbe accorto della presenza dei due uomini in casa? Non lo so, perché la Piccinni mi disse che lui stava e dormiva dentro un soggiorno, un salotto, che ne so, che aveva il lettino lì. Sicuramente aveva chiusa la porta e i maschi. E come faceva la Piccinni a sapere questo dettaglio? Che si è entrata dentro. Questo dopo l'ha saputo, dico prima. E prima che ne so io, non lo so. Cioè, vabbè. Cioè io non è che conoscevo la casa di Montinaro, o la Piccinni conosceva la casa di Montinaro. La Piccinni, quella era la seconda volta che lo vedeva. La seconda volta che lo vedeva. Sì. Senta, la questione del rovistare, no? Per cercare qualcosa, per cercare denaro, non mi è chiara rispetto alla promessa che il Montinaro aveva fatto, secondo quello che lei ci sta dicendo, alla Piccinni. Perché la Piccinni le ha detto, andiamo, che il Montinaro mi ha detto che mi dà una cosa di soldi. Che motivo c'era di rovistare? Non lo so, io non lo so cosa si sono detti quando si sono visti vicino al bar. Però quando le ha chiesto di accompagnarla, solo questo le ha detto? Sì, solo questo, che aveva un cugino sindaco che l'aiutava e che se andava a casa sua... No, quando la Piccinni le ha chiesto, ne hai benzina nella macchina che andiamo a Castrì? Sì. Oh. Gliel'ha chiesto perché doveva andare a Castrì a prendere i soldi dal Montinaro o perché si doveva andare a frugare a casa del Montinaro a cercare del denaro? No, si stava andando perché lei doveva parlare con lui di lavoro. E perché siete andati anche con gli uomini? Perché l'organizzazione si erano organizzati così che... E sta Piccinni doveva intrattenere Montinaro e poi i maschi dovevano entrare a rovistare non lo so. A rovistare per cercare cosa? Ma denaro, oggetti, che ne so. Senta, poi lei dice quando siamo arrivati a casa a Corsano dell'Esposito e della Piccinni, il forte c'era? Certo che c'era, sì. E avete parlato di quello che era accaduto? Di quello che è accaduto, sì. In macchina invece tutti in silenzio. Esposito non disse nemmeno una parola. Io mi sentivo solo urlare addosso, corri, con questa cavolo, vabbè, le parole che usava lei, vabbè. E io ho detto, ma perché devo correre? Solo quello ho detto. Però non si è parlato di nient'altro. Lei non ha chiesto...
che cosa era successo dentro. L'ho chiesto dopo, lì per lì non ho chiesto niente. E quando le dicevano niente. Corri, corri con la macchina, lei non ha e detto... E io ho detto, ma perché, perché? Devo correre? E l'ho cosa chiesto, le... sì, non mi hanno risposto di niente. Nessuno? No, nessuno. Anzi, ripeto, Esposito non disse una parola. Cioè nemmeno loro mi dissero niente, mi dissero, mi dichiedo, io ho detto ma perché devo correre? Però non mi hanno data risposta, nessuno dei due, anzi dei tre. Senta, lei dice di aver visto il forte con la motosega, sì. Che poi è stata messa nella macchina. Sì. Ok, lei ha chiesto la provenienza di questa motosega? Non ho chiesto niente perché era evidente che la motosega l'avevano presa dentro okay. Il garage. Ok, e poi che fine ha fatto questa motosega? Ah, non lo so. Lei non lo sa? No. Io una volta stavamo in macchina con Piccinni e gli chiesi, ma che fine ha fatto poi quella motosega? Forse sta pure sull'intercettazione questa cosa qui. E lei mi rispose, non lo so Angela, forse l'ha nascosta, forse l'ha venduta, non lo so. La ricostruzione adesso è totale di come sarebbero andati i fatti secondo il racconto degli imputati e tramite le domande della PM Erika Masetti si intravede anche quella che potrebbe essere la ricostruzione in realtà della procura attraverso le indagini. Quindi gli uomini, i due uomini e le due donne a un certo punto vanno via da casa di Montinaro dopo aver compiuto la loro missione, la loro volontà. E soltanto il giorno dopo, tramite i telegiornali, vengono a conoscenza della morte del povero uomo. E cosa succede a questo punto? Che cosa hanno fatto? La mattina dell'11 il cadavere del Montinaro viene scoperto. Sì. Lei apprende questa notizia momento? No, iniziamo a dire che io i telegiornali non li sento mai perché mi fanno paura di quello che succede nel mondo. Mi fanno veramente paura. Mi mandò un messaggio la Piccinni e mi disse vieni. E sono andata. Quando sono andata c'erano tutti e tre. Dice ma tu i telegiornali non li senti mai? Ho detto io no. Perché? Che è successo? Ha detto è morto, ha detto lei. Io sono rimasta di pietra, tutti Esposito che lo vedevo agitato, si metteva in mano. Le hanno detto come avevano appreso fosse a morto? A me mi avevano detto che l'avevano legato, sì. Gliel'avevano detto loro? Sì, me l'avevano detto loro la sera. Prima, quando siamo andati a casa di Esposito, mi hanno detto tutto quello che è successo, che l'avevano legato. Con cosa l'avevano legato? E con delle fasce di plastica, di gomma. E da dove le avevano prese? Allora, quando stavamo per andare a Castri, all'uscita di Alessano, andando verso Lucugnano, andando sulla sinistra c'è un negozio di cinesi e ci siamo fermati lì e sono scesi i maschi per acquistarli. Poi le hanno detto di averlo legato solo con le fascette? Solo sì. Avevano acquistato altro da questi cinesi? Non lo so perché forte aveva uno zainetto dietro la schiena, quindi io non ho visto nemmeno le fascette sinceramente. Le avevano fatto cenno la sera quando le hanno raccontato? Sì, mi hanno detto che l'hanno legato e Forte disse quel porco, tutte queste cose qui perché stava aggredendo la Piccinni per poterla violentare. Hanno fatto riferimento a del nastro adesivo? No. O al fatto che lo avessero imbavagliato? No. Incappucciato? No, non le hanno detto niente. Solo che gli hanno legato mani e piedi. E basta. Senta, quindi poi la mattina le chiedono, ma lei i telegiornali non li vedi? È morto. Lei sì. Si è meravigliata di questa cosa? E io sono rimasta scioccata, sinceramente. E io gli ho detto, ma che cavolo avete combinato? Ho detto io, no? E è finito lì la cosa, perché poi io dopo un po' me ne sono andata spaventata, sinceramente. Adesso vorrei continuare, se è possibile. In quanto il giorno che mi hanno detto che è morto questo e quello, e io dopo un po' me ne andai, il giorno dopo ancora
La Piccinni mi chiamò e mi disse: Angela, vieni che c'è Antonio che ti deve parlare. E io sono andata. Ma quando sono andata a casa di Esposito, Esposito non c'era. Ho detto: scusa, ma Antonio non diceva che mi doveva parlare? E lei disse: sì, ma sta al lavoro, dobbiamo andare alle Pescoluse e poi io lo chiamo e viene da noi che ti deve parlare, anche se loro tre sapevano già, penso io, cosa mi doveva dire. In quanto siamo andate alle Pescoluse, la Piccinni chiamò Esposito e lui venne dopo un 10 minuti. Noi stavamo parcheggiati al parcheggio grande di questo paese di mare, insomma. Scese dalla macchina, noi pure siamo scese dalla macchina, e mi disse queste contestuali parole. Mi disse: Angela, solo tu ci puoi salvare. E io dissi: come vi posso salvare? Disse: ti devi vendere la macchina per poi andarcene tutti in Albania. E io gli dissi: io non vado da nessuna parte. Dice: no, devi vendere la macchina, devi venire con noi, perché sarai tu la prima che prenderanno. Mi sono messo paura e gli dissi io a Esposito, ho detto: guarda che per vendere la macchina ci vogliono giorni. E lui mi disse: no, non ti preoccupare, ho un amico a Presicce che compra e vende macchine, te la pagherà subito. Vai a casa con Patrizia. Io nel frattempo ho detto: chiamo il mio amico, ha detto: tu vai a casa con Patrizia e aspettami a casa mia. In quanto così ho fatto, sono andata a casa di Esposito, ho aspettato che ritornasse lui dal lavoro. Quando è tornato lui dal lavoro, venne pure forte e ha detto: possiamo andare, che ci sta aspettando questo signore che si doveva comprare la macchina. In quanto ci siamo messi tutti e quattro in macchina, siamo andati a Presicce. Io questo signore non lo conoscevo nemmeno. Quando siamo arrivati lì, è sceso prima forte Esposito e gli dissero: questo signore non c'era, arrivò 5 minuti dopo, c'era quello che stava con l'autosalone aperto, poi c'era anche una ragazza che io non sapevo nemmeno che fosse la figlia. La Piccinni mi disse che quella era la figlia, perché poi io gli ho detto una parola a base a quello che mi aveva detto la Piccinni, che dopo le dico. E ci siamo recati lì, siamo arrivati da questo signore a Presicce, sono scesi loro due e Esposito disse: sai, la signora deve partire perché si deve fare un intervento urgente e ha bisogno di denaro. Tu ti puoi comprare questa macchina? Questo guarda la macchina e mi dice: sì, vabbè, però io devo fare un affare. Ti do un 10-12 mila euro, lasciate la macchina e ve ne andate via. In quanto io mi sono molto arrabbiata e dissi: io la macchina non la vendo. Me ne sono tornata in macchina, dopodiché sono arrivati loro tre, ho messo in moto e ce ne siamo andati. Mentre che stavamo andando via, Esposito e Forte, Piccinni mi gridavano addosso. Posso usare le loro parole, signor giudice? Certo. Ma che c***o di figura ci hai fatto fare? Ma tu sai chi è quello? Sai chi è quello? Che figuraccia che ci hai fatto fare? Sei una... Vabbè. Io lì per lì non ho detto niente. Esposito si è calmato quasi subito, ma Forte continuava a gridarmi addosso e gesticolava con le mani. La Piccinni, quando ha visto che la cosa stava precipitando, ha aperto lo sportello della macchina e si stava buttando fuori con la macchina in corsa. Io sono riuscita a prenderla per il braccio e portarla verso dentro. E lei gridava: lasciatela, lasciatela stare, lasciatela stare. Esposito non disse più una parola. Forte ancora continuava a dire parolacce nei miei confronti, che sono un infame, che poi dissero: ma
Ma che ti credi che tu non vieni in galera con noi? Ti ricordiamo che il telefono è il tuo e la macchina pure, ha detto. Tu ti farai l'ergastolo insieme a noi. In quanto dopodiché io ho iniziato a... io dicevo spesso alla piccina, io voglio andare alla polizia a raccontare tutto. E lei diceva... all'inizio diceva no, lascia stare, non ti preoccupare, tanto io sono dichiarata pazza, non ti devi preoccupare, questo è quello. Un giorno io stavo veramente, veramente male, signor PM, e gli disse, ascolta, se io devo morire in carcere, preferisco morire, io mi ammazzo. E lei disse, ammazzati se ti vuoi ammazzare, che ti devo dire? E mi voglio suicidare perché io non ce la faccio a morire in carcere per una cosa che magari non ho fatto, io questo signore non l'ho nemmeno visto. E da lì ho iniziato a vivere male, ho iniziato a... Senta, signora, lei si ricorda di un episodio in cui i carabinieri vi hanno fermato in macchina, lei e la Piccinni? Certo che mi ricordo. Si ricorda come avete commentato? Si ricorda come avete commentato? Sì, la Piccinni mi disse, amica mia, ci hanno prese, una cosa del genere. E mi prese la mano, una cosa del genere. Signor PM, quello che io ho commentato in macchina... me lo dovete ricordare, le domande me le dovete fare, perché io sto ancora sotto sciocco, io ancora sto vivendo una situazione... Allora, a proposito di quello che avvenne in macchina sulla strada del ritorno, è vero che Esposito a un certo punto disse torniamo indietro e togliamoli il cerotto? L'ha detto no, questa cosa? No, non la ricordo questa cosa. E lei rispose con una certa frase che è stata riferita dalla Piccinni durante la sua deposizione? No, non la ricordo proprio questa frase io. Va bene, per me penso che non ci siano altre domande. Ricostruzione fredda e a tratti glaciale quella che abbiamo sentito, ed allora incalzano con le domande sia il PM Erica Masetti sia il presidente della Corte d'Assise Pietro Baffa per congelare la vicenda, per congelare la deposizione e per portare in luce anche dei punti apparentemente oscuri in questa fase. Ed a questo punto è la volta delle domande degli avvocati e andiamo in aula. Senta, nei giorni successivi al 10 giugno, alla sua scheda telefonica è successo qualcosa? Ecco, per quanto riguarda il telefonino, signor giudice, un pomeriggio mi chiama la Piccinni e mi disse vieni, sono andata, dice, hanno trovato, dice, il telefonino. Ho detto il telefonino, sì, il telefonino di Montinaro. Dobbiamo cambiare le schede, dobbiamo cambiare le schede. Io dissi, io la scheda non la voglio cambiare. No, dobbiamo cambiare la scheda. Forte, che stava seduto vicino a me, mi strappò il telefono dalle mani, mi tolse la scheda telefonica, Esposito l'ha spezzata e l'ha buttata. In quanto io dicevo sempre alla Piccinni, io non voglio cambiare numero, ma perché devo cambiare numero? Infatti, dopo qualche giorno ho messo la scheda nuova con lo stesso numero. Altre domande? Io no, Presidente, non ho altre domande. Altri difensori, domande? Sì, Avvocato Pucce, prego. Avvocato Pucce per Esposito Antonio. Signora Martella, no, ci faccia capire, lei non è proprio entrata all'interno della casa? No. C'è un'intercettazione, 8 luglio 2022, progressivo 76, sessione 18, 8 luglio 22, allorché sostanzialmente lei, parlando con la Piccinni, si sarebbe lasciata andare a questa affermazione. Abbiamo fatto uno sbaglio, io non volevo, io vi ho detto state precipitando le cose. Sì, quando io queste frasi l'ho detto quando sono andata vicino al garage, che ho visto la Piccinni che rovistava, e io gli ho detto quella cosa lì, ho detto state facendo un casino, ho detto io me ne vado. Sì, è vero, sì, è vero. State precipitando le cose, che significava? Che di quello che era successo, avvocato. Lei non sapeva niente, perché lei era appena arrivata, lei ha semplicemente detto di aver Come visto... Come non sapevo niente? Lei ha visto la Piccinni nel garage.
E dopo mi hanno raccontato. No, ma questo lei, sì, ma lei dice, io vi ho detto che state precipitando, sì, le cose. Sì, l'ho detto, quel momento che lei stava vicino al garage. Ok, e lei cosa sapeva che stava succedendo, se ha detto, se non è mai... Ma scusa, non vedendo i maschi e vedendo solo lei, cosa dovevo pensare io? Quindi si stava prefigurando che stesse accadendo qualcosa? Eh sì, sì, certo, perché ho messo in moto la macchina? Va bene così, ha chiarito. Altre domande? Altri difensori domande? Possiamo liberarla. Grazie, si può accomodare. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento settimanale con Processi di Puglia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'affetto con il quale ci seguite ogni settimana. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre su Antenna Sud, per seguire un processo in corso che si sta tenendo in queste settimane proprio in Puglia e Basilicata. Appuntamento alla prossima settimana, sempre con Processi di Puglia.